ha raggiunto un altro ospite, stiamo parlando di Giuseppe Colistra. Green Share è un upstart e l'ha presentata prima nel salone del Teatro Ghirelli qui a Salerno e parliamo anche qui di un'idea molto molto interessante. Perché stiamo parlando di che cosa, Giuseppe? Allora, parliamo di una innovativa piattaforma per il carpooling, quindi per offrire una possibilità alle persone per condividere il mezzo privato nel sistema dei trasporti. Al contrario delle attuali soluzioni che funzionano con un sistema di annunci, quindi in pratica è demandato all'utente tutto il compito di accordarsi, e noi offriamo una soluzione che è integrata in un'applicazione. E basta solamente inserire la propria destinazione e in automatico il nostro sistema riconosce gli utenti che possono condividere totalmente o anche solo parte del percorso. Quindi diamo la possibilità alle persone di risparmiare condividendo il mezzo privato nei propri spostamenti e anche di inquinare di meno. Sì, anche questo progetto ovviamente volevo dire è stato letto opportunamente in sede di comitato di tecnico-scientifico, un comitato di valutazione, qualche così, quesito l'ha posto, nel senso che al di là della valutazione, ripeto, qui non stiamo rifacendo un processo di valutazione, ma approfittiamo solamente per meglio divulgare tramite la rete, tramite i nostri video ascoltatori, le vostre proposte. Il sistema, se ricordo bene, aveva un momento di valutazione dell'abbinamento driver-passeggero, giusto? Sì, Questo certo. aspetto, ha lasciato qualche elemento così, non dico di dubbio, ecco, se lo puoi spiegare meglio perché potrebbe essere quella una chiave. Certo. Cioè, allora, oltre ci sono dei sistemi, quindi degli algoritmi proprietari che abbiamo sviluppato che consentono di fare un primo matching tra le persone proprio a livello geografico, quindi a livello dello spostamento che devono Sicuro. effettuare. Poi, come ogni esperienza di condivisione, la fiducia è un aspetto importantissimo. E sei altrettanto certo. Il terzo elemento è quello della valutazione, perciò ti Sì, chiedevo, la certo. valutazione come la fate? La Cioè valutazione, come... quindi abbiamo una forte integrazione con i principali social network, quindi è possibile, ad esempio, anche vedere di una persona che non si conosce direttamente quanti amici si hanno in comune su Facebook, oppure se un amico, comune ha già preso un passaggio da quella persona e quindi riuscire a dare una valutazione, un peso maggiore alla Pubblica valutazione. o riservata, questo è il problema che ci ponevamo, perché dare vabbè, No, per no, carità è tutto. sicuramente molto, diciamo, non dico innovativo, perdonami, perché il car Certo. sharing ormai se ne parla da molti anni e c'è evidentemente, avete adottato evidentemente dei sistemi con appunto l'elaborazione di algoritmi per poter individuare la migliore soluzione per me che mi devo spostare, giusto? Il Sì, problema noi. era appunto, ripeto, la domanda era specifica, qual era il sistema di valutazione a cui voi vi eravate affidati. Mi è stato chiaro, è stato Sì. sicuramente Perfetto. esaustivo. Allora, noi andiamo avanti, quindi Prego. ringraziamo Giuseppe Colistra, Grazie, ringraziamo per grazie a te. essere stato qui con noi.